E salve a tutti, c'è Tequaceca che parla e oggi sono qui con Mario Luigi Viaggiatore di Bozza. Nella scorsa puntata ci siamo diretti verso la spiaggia Canino in cui c'è anche la nostra parte di storia da fare, però in realtà siamo diretti verso est per fare il puzzle di Q-Puzzle che ci ha dato una speciale abilità. Ha sparso altri puzzle in giro per la spiaggia, ma non è quello che faremo oggi e neanche la storia sinceramente. Oggi volevo incamminarmi verso il castello di Bowser, almeno ho detto incamminarmi perché non so quanto ci impiegherò per arrivarci, però immagino che al castello di Bowser o nel mentre ci sia un tubo per sbloccare una scorciatoia. Lo spero almeno. Ma vediamo. La strada era abbastanza diretta. Ciao nemici. Vediamo loro quanto sono cattivi con Mario Luigi. Sono deboli al fuoco, quindi tecnicamente ci sarebbe Mister. Ma non so quanto sono abile con esso. Poi vabbè, abbiamo questo effettivamente. Non l'ho ancora fatto esperienza perché sto registrando subito dopo, però la potrei poi fare usare. Voglio provare a usare il fiore di fuoco anche se è tecnicamente un oggetto debole. Vediamo. Tanto il mashing sappiamo che non è proprio buono per me, quindi voglio vedere ancora. Proviamo. No. No, ok, va bene. No, non è ancora un'opzione quella. Ops. Facciamo vecchia e semplice maniera. Ok, oh, va bene. Usiamo i cannoni e basta. Non sono neanche così forti. 60 punti di esperienza, ma sono abbastanza per fare un level up a un Luigi. So che per ora sarei veloce di tutti i nemici perché qua sono nemici vecchi, però ci provo. Questa è un'area in cui Mario e Luigi non potevano andare, ma credo sia per storia. Oh! Ah, ok, no, so cosa sto sentendo. Effettivamente facciamolo vedere tanto per. Ciao, l'avevo detto la scorsa puntata, 2 puntate fa però. Ah, caspita! Monsieur Mario! Ci siamo già incontrati prima di qualche. Da qualche parte, non ricordo. Ma ogni modo, come sta? Lei è tres famoso tra i collezionisti di blocchi. Colpisce i blocchi e li colora di marrone. Ma è un peccato sprecare così lo spirito dei blocchi. Che senso ha colpire un blocco e fine della storia? Non voglio avere niente a che fare con un barbaro come lei. Arrivoir. Bene, me ne ricorderò per il prossimo gioco, man. Fagioli, ok. Quando ci sono, tanto vale farlo. Oh, tra l'altro, sì. C'è questo qua. È tutto adesso l'attacco della foresta selva fosca. Credo che dovremmo prendere questi quando siamo qui per la storia. Non credo che tutti siano raggiungibili al momento, però. Interessante. Oh, te invece come sarai? Non ho modo di toglierti quel coso. Vabbè. Who cares? Ops, failato l'ultimo, ma vabbè. È abbastanza per toglierlo. Che devo fare in questo caso? Che faccio in sto caso? Già il fatto che si apre mi fa pensare che c'è modo.
Nah. Probabilmente le trevite sono una cosa per Bowser e giusto per lo fanno. Pollo piccante, shop. Tra l'altro questi qua droppano ancora oggetti per Bowser. Lì vedo altri pezzi di puzzle, bene. Via. Probabilmente nell'area che non abbiamo caricato c'è altra roba. What? Che vuol dire? Ok. Ha fatto tipo avanti indietro così. Credo di aver capito, ma man. Ok. That is weird. Contro sti cosi. Boh, magari li ammazzo. Se li ammazzo in un colpo solo di cannone è buono, se no. Immaginavo. Non proprio. Però tipo adesso tutti dovrebbero crepare subito, vero? Ok, in due vanno. Dovrei usare la spilla adesso. Effettivamente. Calze grezze. Ok. Non mi ricordo quando è la... quando è che potete affrontare sto nemico, a parte quando è un boss all'interno del corpo. Quindi, boh. Secondo testo mancano ancora 8. Chissà dove cavolo saranno. Vabbè, prendiamo queste qua di fila, ma per l'appunto credo non siano tutti accessibili. Oh, qua siamo al giardino. Non è raggiungibile. Ok, qua lo è. Oh, come on. What? Ok, bello glitch. Bene. O quelle sono uscite o serve il vortice anche per quello. Questo neanche basta. Non mi sembra fattibile. Ma lo è, ok. Tubo magari? È nuova area questa. No, puramente per un fagiolo. Me l'hanno decorato bene per essere un fagiolo e basta. Devo andare di là per il castello. No, questo qua è il giardino. Dolce Bruco, non credo ci sia nulla per Mario Luigi qua se non fagioli nascosti. E incamminiamoci lentamente. Sì, fammi vedere. Ok. Qua tecnicamente veloce. Avere la corsa di Paper Jam sarebbe perfetto adesso. Per queste aree qua inutili. Le corse sono... I mondi sono troppo giganti per farci stare Bowser in questo gioco, quindi... Per Mario Luigi questi qua sembrano un'area gigantesca. Oh, però qua abbiamo liberato un'area per Mario Luigi, vero? Sorry. Adesso me la ricordo quella. Se non ci vado adesso non ci vado più. Quindi... È rimasto aperto? Sì.
devi essere così molto speciale, sei molto segreto. Mostri. Mostri qualcosa? Mostrine nobili. Usi più punti attacco per 30% di danni in più. Non male. Tra 30%. Usi più punti. Vabbè. Ok, è qualcosa. E lì un fagiolo. Ok, così che funziona. Bene. Wait, hai già fatto il tuo attacco, stupido. Vediamo quanto questi crepano. Se crepano il colpo non sono da affrontare. Ok, in realtà sono abbastanza forti di quanto più pensassi. Vabbè, adesso ci crepano, però. Pensavo sarebbero morti in un colpo. Cacchio fatto, vabbè. Failata apposta per fare più in fretta, di sicuro. Wow, vuoi proprio inseguirci te? Non sarà un fico secco. Ok. Let's go! Okidoki. Damn it. Au! Davvero? A quello? Tutti avete deciso di crescere. Ok. Anche te? No, meno. No, fuck. Vabbè, fai una cosa. Oh. Usiamolo quando ce l'abbiamo. Non mi continuo a dimenticarmi. Continuo a dire, lo tengo per un boss, ma no. Non è così che va usato. What? Non ho modo di arrivare qui. Aspetta. Ok. Va bene, dicevo cosa. Salviamo qua, va. Siamo già un bel po' distanti da quello che abbiamo fatto finora. Siamo all'area piena del castello di Bowser. E dobbiamo anche arrivare ai sotterranei. Sarà lenta la cosa. Tanto quest'area ancora non è caricata. Bene. E quell'area? No, giusto, era lì che dobbiamo passare. Che vuoi che faccia? Ok. C'è uno di quelli? No. Quest'area non si vede niente con Mario Luigi, vero? No, nope, ma si vede con Bowser e non l'ho fatto, effettivamente.
Motivo? No, nessuno. Probabilmente se lo facevo sbloccavo tipo una scorciatoia per i sotterranei, vero? Forse è anche l'unico modo in cui loro possono arrivare lì. Omi. Vediamoli in azione. Non posso mandare fuoco contro di te, questo è sicuro. E mi non ho ancora curato i punti dannazione. Perché l'ho fatto? Sapevo anche che era B. Beh, speriamo. Immagino abbia alta difesa quando è lì dentro. Ok, va bene, va bene. Forse un solo cannone basta se lo faccio come si deve? Non ho idea. Non è di qua. Come on, Luigi. Peso. Non è questo. Ok. Vediamo te. Dovresti essere solo un tipo timido da un aspetto molto buffo. Nulla di che, giusto? Uff, speriamo che finisca questo, perché ho di nuovo dimenticato di caricare le cure. Nope. Ok, fa così, bene. Ok. Ciao. Bene. Vediamo qualche super fungo tanto per... The fuck up, via. Let's go! Okidoki. Oh. Probabilmente finito a barile esagerato a farne un secondo, ma ok. Sì, ok, va bene, devo solo fare un salto. Si è capito. Oh, tu. Tu eri interessante. Ah, è tipo per Mini Mario? Non mi sembra di aver mai visto un tubo così. Sì, ok. Non mi ricordavo per niente un tubo del genere. Oh, fungo attacco quello che è. Quanti tesori stiamo trovando? E chissà quale di questi sarà utile. Fungo pietra attacco. Più 20% di attacco con i funghi. I funghi fanno aumentare l'attacco. Questo è buono. Ed è staccabile? Cioè, si può fare più volte? Do due funghi a Mario, Mario ha un attacco incredibile.
Interessante. C'era in Superstar Saga quell'oggetto che più infunghi avevi nell'inventario, più attacco tipo avevi o qualcosa del genere. Quello sarebbe stato più. Paghi per vincere, in poche parole. No. Tanto ti faccio fuori, che cosa vuoi? Ok. Sì, effettivamente con i bar lì c'è un pizzico di fortuna a seconda di quanti Mario e Luigi spuntano. Tiene conto del loro livello, quindi se compaiono più Mario, più attacco per quell'oggetto lì. Va bene, siamo al castello. Ok. Ora dobbiamo ritornare ai sotterranei. Yay. Non era protetta da un'area che è solo accessibile a Bowser, vero? Se ho fatto tutta questa strada per niente, è un fallimento. Beh, di sicuro ci sono cose. Poi c'erano anche tipo delle aree, mi ricordo, ai lati per Mario Luigi, quando ero qua a parlare con gli spettatori del cavolo. Non mi ricordo se era a destra o a sinistra, quindi proviamo entrambi. Maremma quanti fagioli sparsi. Era tipo il muro sopra. C'è? No, non è questa l'aria. Tra l'altro questa è una scorciatoia che non ho sbloccato con Bowser. Ok. Non me la ricordavo minimamente. Ok, eccola qua. Oh, è il tubo. Sì, benissimo. Ok, scorciatoia per quando dovrò ritornare qua. Grazie. Perché faccio queste stupidate? C'è un tubo da quella parte. Forse la scorciatoia che dovevo sbloccare e non l'ho fatto. Tubo sembra accessibile. Dove va questo tubo? Ok, beh, questo si sa che è un'area per Mario Luigi. Però sembra anche per Bowser, quando dovrà fare qualcosa. Sono stati in quest'area? Uscita di emergenza conduce all'ingresso, ok. Non serve a nient'altro il palloncino, vero? Forse questo è solo un ritorno, quello che è, ma vediamo. Oppure il modo in cui Mario e Luigi affrontano questa stanza. Questa stanza me la ricordo con Bowser. Non ne parliamo. A malapena. Siamo nella direzione giusta. Sì, lì è dove dobbiamo dirigerci. Probabilmente è questo. Dicevo che dobbiamo cercare gli appunti. Probabilmente in quest'area qui dove ci sono gli appunti.
Immagino non siano raggiungibili da Bowser qui, appunti. C'è un'area che non ho illustrato con Bowser qua. Ah, e tra l'altro, sì, effettivamente lì dove c'era la cassaforte, ma non credo sia più lì. Solamente Bowser può accedere lì, quindi bene. Sì, stiamo andando nella direzione giusta. Va bene, c'è un po' di strada però. Oh no, 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 no. Ok, questi possono farmi un pochettino di paura. È l'ultima area che abbiamo fatto con Bowser. Quindi non guardare. Non mi vedi ancora? Why? Come fai a vedermi ancora? E ovviamente ti sfermo. Oh, man, fermati in un punto qua, per favore. Grazie. Oh, e c'è anche Magi Koopa, che è tipo Ghigno Koopa, quello che cavolo è, che ci spara. Scorciatoia per i fratelli. Oppure no. Appunto segreto. Quadrato è una volta di più di cerchio. Ouch. Quadrato è una volta più di cerchio. Appunto segreto, che vuol dire? Che strano. Forse può tornare utile. È meglio tenere a mente. Cercherò di ricordarmelo anch'io. Forse bisogna solo trovarli e lei te li ricorda. Bene. Meglio come cosa. Non sono un fan del vai a cercare informazioni e poi portale l'acqua che tiene nella mente. Quanti nemici spaventosi. Via. Qua è il minigioco delle bombe. Oh, sì, ci sono anche loro qua. Stiamo attenti per delle aree. Adesso sappiamo che gli indizi si trovano già da questo territorio. E quest'area non serve più a niente. Era per Bowser quest'area, ok. Ecco l'altro punto segreto, mi sa. Appunto segreto, quadrato è una volta in meno di triangolo. Quindi per ora triangolo è quello che vi va colpito di più. Non so quanti simboli ci sono. Quelli erano tutti indizi? Non credo. Deposito blindato. Accesso è consentito solo ai soci del club segreti di Bowser. Via. Mario, c'è qualcosa qua dentro. Come faccio a capirlo? È il mio sesto senso stellare e c'è qualcosa che non torna. Sono tre figure. È pieno di grossi pulsanti. Forse bisogna premerli per aprire la porta in fondo. Forse. Forse gli appunti segreti che ci sono in giro per il castello c'entrano qualcosa. Se ricordo bene, gli appunti segreti dicevano: quadrato è una volta in più di cerchio. Quadrato è una volta in meno di triangolo. Giusto? Però non capisco cosa voglia dire. Mario, Luigi, diamo un'occhiata intorno.
Bisogna capire solo quanto il cerchio è da colpire. Credo che ci siano altri punti segreti. Prima di tutto è meglio cercare gli appunti segreti. Spero sia la stanza che ancora non ho caricato di qua. Devo solo capire quanto cerchi da fare, giusto? Scorciatoie? Sì? Potevo non fare tutta quella strada? Oibo. Però magari sono qua dentro, effettivamente. Non ho controllato. Non credo. Chissà che cosa c'è dietro questa porta blindata. Ora che ci penso, ho visto degli strani appunti in giro per il sotterraneo del castello. Avranno qualcosa a che fare con questa stanza? Ma no, che sto dicendo? Troverò la soluzione per la gloria di l'orso ghigno. Ha detto che ce ne sarà ancora uno, ma non so se intende dire in generale o se effettivamente sta tenendo conto di quanti ce ne sono al gioco. Allora, sappiamo che finora sono stati tutti irraggiungibili da Bowser. Vabbè, tu eri un po' più in alto, ma va bene. What? Sbarazziamoci di voi, va? Siete piuttosto cattivelli. Ok, uno è fuori almeno. Immaginavo il time universo per l'ombrello, ma comunque non era molto intuibile. Ok, ciao. Magari riusciamo a fare anche un altro level up prima di aprire quella porta. Non ti fermare di nuovo sul fagioli del cavolo. Grazie. Tu sei l'unico che riesce a vederci anche da sottoterra. Possono essere qui gli appunti? Non credo. Qui è il nostro stop, non possiamo fare altro qua, immagino. Non sono gli appunti questi. Sì, è per Mario Luigi, quindi ok, forse l'ho trovata. L'area dove si fa le cose. Il colore viola significa qualcosa di specifico? Che cacchio ci faccio con questo però? Ah, aspetta, vedo una minimappa. Sorry. Ok, qua non ci sono mura invisibili. Appunto segreto solo una volta, cerchio. Davvero devo fare 1, 2, 3, serio? Appunto segreto, l'ordine della porta. L'ordine della porta è quadrato, cerchio, triangolo. Ok, quindi due volte quadrato, una volta cerchio, tre volte triangolo. Ok.
Quadrato, cerchio, triangolo. Quadrato, cerchio, cerchio, triangolo. Dannazione. Quadrato, cerchio, triangolo. Bene. Ora. Due volte. Una. Uno, due, tre. Quindi? La porta si è aperta! Mario, non so cosa ci sia più avanti, ma ho un brutto presentimento. Per sicurezza è meglio recuperare tutti i punti vita e punti attacco che avete. Ok. E questo mi lascia con un bel clickbait da farvi. Bene, lo affrontiamo nella prossima puntata. Quindi qua c'è tutto, noi ci prossima, grazie di questa puntata. Ovviamente lo affrontiamo perché ho già spoilerato un po' la sera, ma va bene, ma comunque, quindi arrivederci a tutti quanti. Ciao ciao!